Adesso arriviamo, dopo questo lungo excursus, vi chiedo scusa, arriviamo al discorso degli club. Come nascevano gli club? Gli club nascevano da questa considerazione. Ci si era resi conto che i social sono una grande trappola. Lo sono perché servono a raccogliere informazioni su tutti noi, quindi ci sono delle banche dati dove finisce tutto, naturalmente, e niente viene distrutto. Ma sono anche una trappola nel senso che servono a tacitare il dissenso. Perché se ci sono delle persone consapevoli che si fanno portavoce di certe idee e altre che la pensano allo stesso modo e vi si riconoscono, con il social cosa accade? Che tu leggi un post, vedi una notizia, ci metti un like, al limite fai un breve commento, oppure ci metti un dislike, e ti senti in pace con la coscienza, ti sembra di aver espresso il tuo dissenso e di aver fatto tutto. Non hai fatto niente, non hai fatto assolutamente niente. Non è il battito d'ali della farfalla che provoca il temporale dall'altra parte del mondo. Quindi, soprattutto in tempi di lockdown, quando ancora era abbastanza stringente, il discorso era: portiamo le persone nella strada, portiamole fuori, portiamole come stasera noi a incontrarsi, a parlarsi, a discutere, a litigare e a pensare insieme come si può reagire a questo stato di cose. E da quello nasceva il club, che vedete è scritto come email, si legge facilmente, si pronuncia facilmente. Ci sono dei valori: libertà, benessere, socialità. A mio modo di vedere, lo sguardo deve essere comunque globale, cioè non possiamo limitarci all'Italia, però noi dobbiamo partire dall'Italia perché è l'Italia dove viviamo. Da qui lo slogan: dai like all'azione. Missione: abbandonare la trappola dei social, portare la gente in strada, ve l'ho detto, attuare la disobbedienza civile, che è l'unica arma legale, legittima che noi abbiamo a disposizione. Non illudiamoci che la gente fa la rivoluzione, no? Quello è chiaro, che a parte che l'umanità mai ha fatto le rivoluzioni, mai ha fatto le guerre, viene sempre utilizzata per fare le rivoluzioni. Vedi rivoluzioni colorate nell'est europeo, le primavere del Nord Africa, io cerco i più facinorosi, le persone più in vista, pago, sponsorizzo queste cose, poi finalmente porto in piazza, violenza, eccetera. E quindi noi ci dobbiamo muovere anche da un punto di vista di evangelizzazione, fare proselitismo, cioè cercare di allargare la cerchia di queste persone consapevoli. La disobbedienza civile, c'è un precedente storico in Gandhi, ve lo ricordate, no? Se ne servì per ottenere l'indipendenza dell'India. Martin Luther King per abolire l'apartheid negli Stati Uniti, siamo negli anni 50, sapete che negli Stati Uniti anni 50 la persona di colore non poteva sedersi in autobus, in tram, e doveva stare a fondo, in piedi. E poi in Italia c'è stato Marco Pannella con le sue campagne per il divorzio, poi successivamente per l'aborto. Risale la disobbedienza civile addirittura al 1500, era già stata ipotizzata nel 1500, un filosofo americano dell'Ottocento, David Thoreau, lo scrisse chiaro e tondo: è giusto disobbedire a leggi ingiuste. Perché guardate, la legge è sempre un atto di violenza nei confronti dell'individuo, è sempre una pistola puntata. La legge può essere fatta a fin di bene, diciamo, per tenere insieme una società di milioni di persone, però non è detto che sia giusta o che sia sempre giusta. Sta al nostro libero arbitrio capire cosa c'è di giusto nella legge e cosa non esiste. Ora, finché si condanna l'omicidio siamo tutti d'accordo, ma quando si dice che chi non si vaccina non potrà prendere l'aereo o andare in vacanza, tanto giusta come legge non mi sembra. Io punto molto su questo e ci crediamo in molti, che l'Italia può essere effettivamente, se nasce veramente un movimento di protesta importante, una sorta di primo passo nel mondo, perché guardate che
Noi tendiamo a svilirci sempre, ma l'Italia ancora ha un patrimonio inestimabile. Intanto ce l'ha da un punto di vista geopolitico. L'Italia è un ponte proteso nel Mediterraneo, con la capacità di controllare tutte le rotte commerciali che vengono dall'Oceano Indiano, dalla Cina, perché questi passano da Suez e poi arrivano nel Mediterraneo. Attraverso Taranto, Genova e Trieste hanno accesso al nord Europa. E noi ci siamo fatti rubare tutti questi porti fondamentali, ce li siamo fatti portare via. In realtà lo sappiamo, perdemmo la guerra negli anni 40, siamo diventati una colonia, non contiamo più niente. Però abbiamo anche una storia industriale alle spalle notevole e importantissima. Le industrie di Stato fino agli anni 90 erano un fiore all'occhiello per la nazione e portava il benessere a tutti. Quindi noi, se sfruttiamo il nostro potenziale, anche quello dell'ingegno, perché i grandi geni dell'umanità sono nati tutti in Italia, ragazzi, fate un po' l'elenco e vi rendete conto. Dovremmo cercare, noi pensiamo questo, di ricreare un benessere diffuso, che vuol dire massima libertà, non deve esistere la povertà, ma neanche la ricchezza eccessiva, perché quando diventi troppo ricco, diventi troppo potente, e divieni, lo abbiamo visto, lo vediamo, lo tocchiamo con mano, divieni più potente dello Stato stesso e quindi fai il tuo interesse, non fai più l'interesse della collettività. E i nostri amici di cui si parlava prima, abbiamo un'arma importante che potremmo utilizzare, è quella di togliergli il predominio finanziario, di togliere l'usura. Perché oggi per usura si intende un interesse eccessivo su un prestito di denaro, ma nell'antica Roma, fino al Medioevo, fino a Lutero e soprattutto a Calvino, quando prestavi denaro non potevi chiedere nessun interesse, neppure 0,01, altrimenti era usura. Per la Chiesa era peccato, per lo Stato era un reato. Questi personaggi si sono fatti ricchi nei secoli scorsi con l'usura, prestando a re, a imperatori, a gente potente perché potessero finanziarsi magari per fare una guerra o per risanare le risorse dello Stato. E poi, una volta che hai prestato i soldi e questi te li possa rendere, ce l'hai in pugno. Decidi te cosa devono fare. C'è un episodio storico molto carino che risale al 1200 e riguarda Filippo il Bello, re di Francia, e i Templari. Voi sapete che la confraternita dei Templari a un certo punto sorge per aiutare i pellegrini nella Terra Santa e per difenderli. In realtà questi vanno a Gerusalemme e passano sette anni a scavare sotto le rovine del Tempio di Salomone. Chissà cosa stavano cercando. Quando tornano in Europa sono ricchi sfondati. E si mettono a fare gli usurai. Una delle vittime fu Filippo il Bello, che aveva bisogno di soldi per fare la guerra, e questi danno un sacco di soldi, poi vogliono indietro soldi e interessi, e lui per l'appunto era amico del Papa, fa fare una bolla al Papa, gli chiede una bolla, che gli fa condannare come eretici. Ne chiappa più possibile e gli manda a rogo. Una parte riesce a scappare, si erano organizzati, no? Quindi loro avevano le barche, le navi già in Portogallo. Sembra che una parte sono andati negli Stati Uniti, dove si trovano appunto dei ritrovamenti archeologici che risalgono a castelli del 1200 negli Stati Uniti. Ma i più vanno in Scozia, dove fonderanno la moderna massoneria e ritorneranno attraverso quella di nuovo a avere il predominio un po' della situazione. Quindi guardate la storia come si intreccia in maniera pazzesca. Ma se noi facciamo una legge che, primo, elimina di nuovo la banca universale, cioè tu non puoi fare la cassa di depositi e prestiti sul risparmio delle persone e poi farci insieme le speculazioni finanziarie. Si è visto come è andata a finire. Tutti i crack che ci sono stati dal 1907 in poi. Allora, tu fai la banca di depositi e prestiti, raccogli il risparmio delle persone e presti a chi vuole investire, va bene, fai solo quello.
tu vuoi fare la banca finanziaria e la banca di investimenti, fai la banca di investimenti, nessuno te lo mette, non è. Ma la commissione è stata micidiale. E fu, mi pare, sotto la presidenza Clinton che venne attuata questa cosa. Quindi in tempi abbastanza recenti. Poi, voi sapete a che punto siamo arrivati con le banche, vogliono abolire il contante. Una volta esisteva il segreto bancario, adesso non esiste praticamente più. Lo Stato può entrare nella tua banca e prendere tutto quello che desidera, vedere tutta la tua situazione. Con la riforma della giustizia che vogliono fare adesso, in particolare della giustizia civile, andate a vedere quello che stanno chiedendo e quello che sta per attuare il ministro Cartabia. Perché della giustizia penale non gliene importa niente in realtà, faranno dei cambiamenti di facciata perché degli stupri, degli omicidi, delle rapine se ne continui pure a occupare lo Stato, magari fanno un po' di riforme sui tempi di prescrizione per contentare qualche partito politico, però finirà tutto lì. È la giustizia civile alla quale loro mirano. Perché l'80% degli italiani sono proprietari della prima casa? Perché il risparmio privato degli italiani è uno dei più cospicui del mondo e lì metteranno tutto in mano non più a tribunali dello Stato, sta scritto nero su bianco, ve lo potete andare a leggere. Io ho fatto anche un video su questo argomento. Gli avvoltoi hanno artigli acuminati, mi pare si chiama, di recente. Spiega tutto quello che hanno intenzione di fare. Faranno dei concordati privati dove tu sarai giudicato da un tribunale privato composto, immaginiamo, da chi, che quando avrai una controversia in partenza ti chiedono subito una cauzione e devi pagare prima ancora di partire. Hanno abolito, vorranno abolire il terzo grado d'appello con un preappello fatto all'inizio della controversia. Ti toglieranno il bene e lo metteranno in mano a un tutore finché non sia risolta la causa. Ah, lo fanno già. Quindi te lo sequestrano subito. Saranno ridotte le cause per l'appello e i motivi d'appello saranno ridotti. Se hai un inquilino lo potranno buttare fuori senza nessun diritto. Quindi loro costruiscono questo castello perché chiunque avrà un mutuo e non potrà sostenere le rate gli vanno a prendere la casa. E così. E allo stesso tempo il nostro amico Mario Draghi che cosa ci dice? Investite, investite, investite perché è un momento buono, perché gli interessi sono al minimo. Lo fecero negli anni 20, 25, 29 prima della grande crisi. Cioè tu spingi le persone a indebitarsi alla morte, poi a un certo punto ritiri tutto ciò che hai prestato, comincia a vacillare l'economia, non possono più sostenere il mutuo che hanno fatto, gli prendi la casa, gli prendi l'azienda, gli prendi tutto. Queste sono delle manovre periodiche che loro fanno sempre per accaparrarsi le ricchezze comuni. Sarebbe bene avere una sovranità monetaria, lo dicono tutti i sovranisti, ma attenzione, non può essere fatta la cosa di punto in bianco, perché noi dipendiamo per l'energia quasi completamente e anche per il cibo in grossa misura dall'estero. Allora se tu esci dall'euro e ti fai la tua moneta privata, poi non varrà più niente, devi andare a comprare petrolio, non hai soldi per riscaldare le case o il cibo da mangiare. Sarebbe l'ideale una moneta parallela con corso di valuta nel paese, possibilmente cash. Perché il contante è il benessere di tutti, ragazzi. È il benessere di tutti.